3 settembre 1783, pace di Parigi. La Gran Bretagna riconosce l'indipendenza delle ex colonie, termina la Rivoluzione americana. A differenza della Rivoluzione francese, che stravolse in maniera profonda tutti gli assetti della società, fu essenzialmente nazionale e istituzionale. Le colonie inglesi, moltiplicatesi lungo la costa atlantica, costituivano il fiore all'occhiello dell'impero britannico. L'agricoltura era fiorente, la terra era in gran parte nelle mani di piccoli e medi proprietari, la pesca aveva un ruolo notevole, il commercio era in pieno sviluppo. L'istruzione primaria, elemento fondamentale, era diffusa molto più che nella vecchia Europa. I coloni, che godevano di proprie assemblee rappresentative, sottoposte però al controllo della corona e di una classe dirigente di prim'ordine, sopportavano sempre meno il loro status di sudditi, aspirando a diventare cittadini e poter votare una rappresentanza propria a Westminster. Il governo inglese però non fece alcuna concessione e scelse una politica di forza che provocò oltre Atlantico manifestazioni di piazza, boicottaggi e ribellione armata. I rapporti con la madrepatria vennero infine tagliati nel 1776, formalizzando la dichiarazione d'indipendenza redatta dal virginiano Thomas Jefferson. La guerra civile, di fatto, cessò nell'ottobre 1781, in seguito alla grande vittoria conseguita dalle truppe franco-americane a Yorktown. La pace, favorita nell'aprile dell'anno successivo da un voto del Parlamento, venne infine firmata a Versailles il 3 settembre 1783. Erano nati gli Stati Uniti d'America.